L'impegno a provvedere alla compilazione dei moduli di pagamento, la non applicazione di sanzioni nell'ipotesi che il tributo sia versato dopo la scadenza prevista, una proroga nelle scadenze di versamento. Queste in sintesi le richieste avanzate dalle associazioni di categoria più rappresentative della provincia di Cuneo, Confartigianato, CNA, Commercio, Coldiretti e Confindustria, insieme all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ritrovatesi nella sala riunioni della sede provinciale di Confartigianato Imprese Cuneo, in occasione di una conferenza stampa indetta per denunciare l'ennesima difficoltà di carattere amministrativo che proprio in questi giorni sta cadendo sulla testa degli imprenditori cunesi. Di fronte a una platea composta da operatori economici, giornalisti e sindaci, sono state evidenziate dai rappresentanti del mondo imprenditoriale del territorio le problematiche relative al pagamento della TASI, definita troppo frettolosamente, le cui operazioni di pagamento stanno creando non pochi disagi organizzativi alle imprese stesse. È un punto di vista di Confartigianato, ma è anche un punto di vista delle altre associazioni con Commercio, Coldiretti, Confindustria, che sono al nostro fianco sul sollevamento di questa problematica qua. E anche i comuni. Perché? Perché noi abbiamo un governo che riversa la sua miserevole gestione sul territorio e quindi imballa i comuni con degli adempimenti, con delle modalità di richiesta tributi che le nostre associazioni fanno fatica a dover interpretare, e poi tocca ai comuni riversare questa inefficienza sul contribuente, non sapendo loro per primi che tipo di tributo applicare. Allora noi a fianco dei comuni lanciamo questo allarme burocratico che dice: non solo ci fanno pagare, ma non sappiamo neanche quello che dobbiamo pagare. E quindi abbiamo dato il via a questa iniziativa di sensibilizzazione, ed è anche un grido d'allarme, perché questo non è che uno dei tanti aspetti che la politica sta prendendo in questi ultimi anni, sostanzialmente riversare la propria inefficienza sul territorio. La CNA, che io rappresento, sposa le istanze delle altre associazioni di categoria ed è bellissima questa richiesta congiunta che facciamo. Praticamente si sostanzia in tre punti cardine: la non applicabilità delle sanzioni in caso di ritardato pagamento, una proroga nel versamento che invece dovrebbe avvenire a breve, e soprattutto la compilazione da parte degli enti preposti del bollettino, che non sia un onere maggiore per il cittadino. Tutto questo può portare ad una semplificazione che aiuta tutti quanti. Il punto positivo di questa giornata è che siamo riusciti con tutte le altre organizzazioni datoriali a condividere un problema che molti di noi hanno sollevato, io anche l'anno scorso ho sollevato a livello sia locale che provinciale sulla burocratizzazione, e quindi su quello che è il problema. In questo momento parliamo di tassazione nel grande caos della TASI, e quindi stiamo esprimendo anche con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e, come dicevo prima, con tutte le organizzazioni imprenditoriali questo grave problema che è la tassazione, ma non riuscire in tempi certi e con discrepanze tra comune e comune addirittura, quelli che sono gli oneri che le imprese devono pagare. E quindi oggi vogliamo rappresentare questo disagio che è già stato a livello collegiale il 18 di febbraio a Roma, nella grande manifestazione che tutte le organizzazioni hanno portato circa 60.000 imprenditori in Piazza del Popolo a Roma, dove queste istanze sono già state espresse in modo chiaro e netto al governo. Gli enti locali, i comuni debbono in qualche modo essere, e ci sono anche casi importanti già di amministrazioni che hanno deliberato in tal senso, essere il più possibile collaborativi con i cittadini e quindi magari prorogare anche le tempistiche del pagamento, volte rispetto al fatto che ci sono in qualche modo anche i cittadini rischiano e le imprese rischiano di essere lasciate sole davanti per la compilazione di questi bollettini e doverne anche pagare delle conseguenze che non sono direttamente imputabili al cittadino o all'impresa, ma sono imputabili ai ritardi della pubblica amministrazione. Quindi la pubblica amministrazione faccia in qualche modo dei passi importanti nel concedere almeno delle proroghe, delle proroghe senza pagamenti ulteriori, senza sanzioni, e che consenta in qualche modo che siano vicine ai cittadini nell'adempimento di questo pagamento. La normativa sulla TASI è stata gettata sulla gente, sul cittadino, sulle imprese, senza nessuna cura, senza nessun rispetto. Quello che si chiede oggi è rispetto per il cittadino. E io rappresento l'Ordine dei Dottori Commercialisti, siamo
un interlocutore ritengo privilegiato degli enti pubblici, ci siamo sempre dichiarati disponibili nei confronti degli enti pubblici e riteniamo che molte delibere siano state prese, a parte in violazione della legge, prevedendo l'autoliquidazione, in violazione della gerarchia delle fonti del diritto, ma soprattutto senza nessun rispetto del cittadino. Confartigianato Imprese Cuneo, il movimento Donne Impresa, in collaborazione con l'agenzia formativa Apro di Alba, nell'ambito dell'attività 2014 dedicata alle valorizzazioni delle categorie artigiane, ha organizzato il 6 giugno un evento moda a carattere provinciale presso la suggestiva cornice dell'antica chiesa di San Domenico, sita in via Calissano, uno dei luoghi più significativi della città di Alba. L'evento, realizzato col contributo della Camera di Commercio di Cuneo, rappresenta un momento di promozione sul territorio per le imprese associate del settore moda e benessere. Obiettivo quello di valorizzare i prodotti realizzati nel nostro territorio, evidenziando la grande professionalità non improvvisata degli imprenditori artigiani, stilisti, sarti, pellicerie, orafi, acconciatori ed estetisti. Noi artigiani siamo abituati a stare chiusi nelle nostre botteghe, siamo abituati a lavorare tantissime ore, ma a volte difficilmente abbiamo la capacità e anche la voglia di metterci in mostra. Questi eventi ci servono per tirarci fuori dalle nostre botteghe, per mettere fuori la nostra professionalità e la nostra creatività. Il Movimento Donne ha voluto incentivare questo evento perché la moda è molto femminile, la maggior parte delle imprese artigiane nella moda sono femminili, quindi il Movimento Donne era doveroso che intervenisse e che promuovesse un evento come questo. La Confartigianato d'Alba, secondo io, che sono il presidente, la considero molto attiva. Cerchiamo di portare avanti un discorso, di andare direttamente io come presidente, anche i miei vici, direttamente a trovare gli artigiani. Noi il numero è la prima in provincia di Cuneo, con Cuneo siamo i secondi a livello nazionale, contiamo circa 1600 artigiani associati. Dobbiamo lavorare ancora molto perché abbiamo oltre 2000 artigiani da poter associare, quindi una zona che si può lavorare bene. Il nostro motto, quando siamo entrati come io come presidente, i miei due vice, è di arrivare a fine mandato riuscendo a fare almeno 2000 artigiani associati. Siamo veramente contenti di questa collaborazione con Confartigianato perché ci ha consentito di fare una sfilata di fine anno in una location particolare con tutto lo staff di Confartigianato e abbiamo avuto la possibilità di mettere in campo tutti i nostri settori, dalla cucina, dal buffet, alla sartoria, alla preparazione tecnica elettrica e quant'altro legata a tutta la manifestazione, che siamo convinti sia la migliore organizzazione che potevamo fare per la città di Alba. Sostenere e valorizzare le categorie artigiane attraverso questa collaborazione che stiamo portando avanti con le scuole professionali, in modo particolare qui ad Alba con l'Apro, che è una grande realtà che sforna tanti ragazzi che poi accedono al nostro mondo delle imprese artigiane e anche al mondo delle imprese del commercio e dell'industria. Quindi una serata che sicuramente metterà in rilievo quelle che sono le capacità delle nostre aziende sul territorio di produrre capi d'abbigliamento interessanti sia dal punto di vista della realizzazione che del design. Quindi penso che il pubblico presente apprezzerà sicuramente questa loro produzione, ma nel contempo vedremo anche i ragazzi dell'Apro sfilare, vedremo le loro realizzazioni e questo ci riempie d'orgoglio, perché l'artigianato ha bisogno di giovani che continuino a credere in questo tipo di attività e noi cerchiamo di favorirlo in tutti i modi. Mi fa piacere questa sfilata dove si va a mettere insieme la scuola e l'imprenditoria, che saranno due settori che dovranno sempre lavorare di più insieme, perché in contesto economico che ci troviamo, dove il lavoro quello tradizionale, conosciuto, scarseggerà sempre di più a livello dipendente, il saper fare, l'autoimprenditorialità sarà sempre più importante. Quindi benvengano queste manifestazioni e si valorizzino e si capitalizzino sempre di più, perché la capitalizzazione dell'imprenditore che può dare uno studente è una cosa molto importante.